Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria. Oggi è il 28 settembre 2019. Siamo qua nella zona cosiddetta un bosco per la città. Professore, dove è aggrappato? Dove è appoggiato? Sono aggrappato ad un cadavere. A un cadavere? Sì, un cadavere che aveva già tentato di resistere, perché una pianta anche che sarà alta 4-5 metri, non è una pianta da poco e avrà avuto anche un costo. Questa è morta di inedia, di sete, di trascuratezza. Ecco qua. Comunque ne vediamo altre. Qua anche qui è addirittura... Tra l'altro adesso hanno tagliato l'erba e... I cadaveri, i cosiddetti cadaveri, riaffiorano nel loro splendore mortifero. E anche qui, l'abbiamo già detto, siamo venuti 4-5 volte, sembrano stele, lapidi di un cimitero. Guardate bene, questo rigor mortis, guardate che prospettiva di morte in un terreno che avrebbe la possibilità di essere veramente un bosco per la città. Andiamo più avanti. Ma guardiamo qui, professore, cioè anche il contesto. Hanno tagliato l'erba e tutto sto pattume che si vede, cartacee. Cioè non... Sì, trascuratezza, abbandono. Ieri c'è stata l'iniziativa dello sciopero, diciamo, per il pianeta. Sì, anche questi aspetti. Ma questi studenti potrebbero venire anche qui a constatare, perché no, anche a pulire. Sì, c'è stata anche la giornata, il sabato, di pulizia nazionale dei luoghi. Perché non sono venuti? Avviciniamoci, guardiamo quello che c'è qua, perché... Qualunque cosa. E le povere piante superstiti, perché sono povere, i superstiti sono i cartellini che li distinguevano. Andiamo a vedere questo cartellino qua. Questa povera pianta, progetto bosco in città, anno 2018, scuola quarta e quarta B di Carretta. Questa è la pianta? Sì, questa è la scuola di Spinetta che ha Bella. Marchiato questa. Però questo è uno stelo secco, vedete, non c'è più forma di vita. Idem questa, proprio neanche con una puntatura, questa con una severa potatura, tagliando questa parte, diciamo, io adesso non ho gli strumenti. Questa potrebbe parte, riprendersi via. Potrebbe anche riprendersi, naturalmente non con annaffiature, eccetera, eccetera. Morta. Questo è un fiocco di morte. Questa è una superstite. Anche qui cartellino. Sempre della scuola di Spinetta. E poi è inutile andare, perché è una desolazione sia alla vista che all'intelletto. Io l'ho detto, guardate l'area, è un'area bellissima alle porte della città. Potrebbe veramente essere un parco. Io lancio un'idea. Uno di quei parchi dove costruire anche percorsi della salute con attrezzature, con intelaiature per fare anche esercizi fisici, magari senza panchine, perché le panchine poi attraggono anche persone che hanno altre intenzioni. Percorsi della salute, un boschetto con
intersecato con percorsi, step, dove il cittadino ritempra se stesso nel proprio certo. fisico. Anche perché luoghi pubblici per fare dello sport anche in Alessandria non ce n'è. Uno si deve inventare. Esatto. Anelli, strutture, certo. leve, sì, le attrezzature dei percorsi viti. Sì, percorsi viti. Va bene. Sarebbe bellissima. È una proposta che io lancio al comune, ma anche a qualche, come dire, sponsor. Una volta si chiamavano mecenati, una volta si chiamavano benefattori, questi che mettono a disposizione denaro per il benessere pubblico. E con questo io e Fabio vi salutiamo. Salutiamo i nostri amici che adesso non ci sono, Gianni e Piero, che ci dà una mano in questo ultimo periodo. Guarda, sembra i caduti di Re di Puglia o di qualche cimitero, i caduti in guerra, uno dietro l'altro, lapidi nere dove poter anche fare delle riflessioni su questo disastro alle porte della città. Va bene, un saluto, arrivederci.